Noi invece ci colleghiamo adesso con lo studio 7, dove assisteremo all'abbinamento dei biglietti della lotteria con i cantanti. A voi studio 7. Grazie Corrado. Qui... Grazie. Grazie, qui studio 7, dove avverrà il primo adempimento formale della serata. Nello studio è presente del pubblico che assisterà alle operazioni di abbinamento dei primi 8 biglietti che sono stati estratti questa mattina al Ministero delle Finanze con i nomi degli 8 cantanti finalisti. Come potete vedere, qui alle mie spalle c'è un grande tavolo con il Comitato Generale di Direzione delle Lotterie Nazionali, presieduto dal dottor Pietro Torre, che è inquadrato in questo momento. Il Comitato procederà all'abbinamento. Ai lati del tavolo vi sono due urne nelle quali poco fa la presenza del pubblico e del Comitato stesso sono già stati inseriti gli astucci contenenti nell'urna qui alla mia sinistra i numeri degli 8 biglietti estratti questa mattina e nell'altra i nomi degli 8 cantanti e finalisti. Dietro ogni urna c'è un bambino, questo è Maurizio e lì c'è Sabina. Adesso i bambini verranno bendati e poi procederemo alle operazioni di abbinamento. Vicino alle urne ci sono anche due impiegati del Ministero delle Finanze perché c'è una particolare procedura che poi avrete modo di vedere. Qui intanto vi faccio vedere questo tabellone che abbiamo già preparato con i nomi dei cantanti finalisti in ordine alfabetico. Se il Presidente è d'accordo potremmo cominciare? Grazie. Allora procediamo al primo abbinamento. Si girano le urne che contengono gli astucci. Ecco Maurizio e Sabina che estraggono i primi due astucci. E i due impiegati al Ministero delle Finanze, uno alla volta, si avvicinano al Presidente, i due funzionari, uno alla destra e uno alla sinistra, prendono gli astucci, li aprono, estraggono il foglietto che viene ora aperto e il Presidente mi dirà. Il biglietto serie AI 24.884 è abbinato alla cantante Ornella Vanoni. Ecco qui, dunque alla cantante Ornella Vanoni. Il biglietto serie AI numero 24884. Procediamo al secondo abbinamento. Grazie. Come vi ho detto prima, i biglietti sono stati estratti questa mattina, così noi abbiamo avuto modo di preparare già questi cartelli con dietro un nastro adesivo comodissimo, in modo che io rapidamente posso prendere il cartello e attaccarlo su questo nostro grosso tabellone. Secondo abbinamento. Il biglietto serie CR 36.428 è abbinato al cantante Nicola Di Bari. Dunque, Nicola Di Bari, eccolo qui. Biglietto serie CR numero 36428. Siamo pronti per il terzo abbinamento, giriamo un pochino le urne, i possessori di questi biglietti già sanno che hanno vinto molti milioni, ma non si sa ancora chi vincerà questi famosi 150 milioni che aspettiamo da tante settimane, no? Ecco qui l'altro abbinamento. Biglietto serie CU. 44.266 è abbinato al cantante Massimo Ranieri. Al cantante Massimo Ranieri il biglietto serie CU numero 44266. Possiamo andare avanti, Presidente? Ecco ancora Maurizio e Sabina. Buon amico, che tirano fuori gli astucci contenenti uno il numero del biglietto e uno il nome del cantante. L'operazione naturalmente è uguale per tutti ed è un pochino lunga. Il biglietto serie BZ 20.850 è abbinato
al cantante Claudio Villa. Ah, il cantante Claudio Villa, eccolo qui. Il biglietto serie BZ numero 20850. Ancora? Vogliamo girare le urne? Sono rimasti ormai pochi biglietti. Vediamo un po' gli altri biglietti a quali cantanti saranno abbinati. Ecco, viene già consegnato l'astuccio contenente il numero del biglietto, che è il biglietto serie DH73141, è abbinato al cantante Mino Reitano. Al cantante Mino Reitano è abbinato il biglietto serie DH numero 73141. Ne mancano ancora tre. Ecco, vedete inquadrato il vassoietto che contiene l'astuccio contenente il numero del biglietto. Il biglietto serie AM05854 è abbinato alla cantante Rosanna Fratello. Rosanna Fratello, eccola qui. Biglietto serie AM numero 05854. Procediamo a un altro abbinamento. Maurizio mette la mano, guidato dall'impiegato del Ministero delle Finanze, che sta vicino perché i bambini sono bendati, come avete visto. Il biglietto serie DR26554 è abbinato alla cantante Orietta Berti. La cantante Orietta Berti. Il biglietto serie DR numero 26554. Ora, per esclusione sappiamo anche l'altro, ma per una questione di regolarità estraiamo lo stesso i due astucci dalle rispettive urne. Eccone uno che arriva da destra e uno da sinistra. Il biglietto serie DU00880 è abbinato alla cantante Iva Zanicchi. Ecco qui. Alla cantante Iva Zanicchi è abbinato il biglietto serie DU numero 00880. Bene, e con questo ultimo abbinamento noi abbiamo finito qui allo Studio 7. Vi ringraziamo, a voi Teatro delle Vittorie. Grazie Studio 7.